Primo tempo intenso, spazi chiusi per il Pescara, è servita una verticalizzazione e una gran conclusione di Vergani per sbloccare la gara. Avete sofferto una mezz'ora nel secondo tempo, un errore di Pellacani poteva rimettere poi le cose a posto nel finale, la leggiamo così? Beh, direi che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, considerato che abbiamo chiuso bene il campo e il Pescara ha concluso pochissimo. Prima di prendere il gol del Pescara siamo andati vicino noi per aprire risultato a nostro favore, poi una ripartenza ha permesso a Vergari di portare in vantaggio. Sicuramente per quello espresso nel primo tempo il risultato ci ha penalizzato, perché magari avremmo meritato almeno di chiudere il primo tempo in parità. Diciamo che quell'azione in Giambè, bravo Plizzari, ma sul tapin Ruggero doveva fare di più. Sì, ma anche un'altra ripartenza, eravamo due contro uno, Ruggeri e Teraschi, non l'abbiamo sfruttata. E abbiamo interpretato bene la partita, quindi ho avuto delle risposte importanti da parte di tutti. È chiaro che qualcuno non giocava tanto tempo, quindi tenere i ritmi alti non era facile. Abbiamo fatto esordire tre ragazzi da primavera, quindi in una partita importante contro il Pescara, e quindi sono soddisfatto della prestazione di tutti. E sapevamo che dovevamo soffrire, però siamo stati dentro la partita per tutti i 95 minuti e alla fine potevamo anche pareggiarla, però al di là del risultato finale sono soddisfatto della prestazione da parte di tutti. La vediamo con il sorriso, Mauro. Beh, sapevo che posso contare su un gruppo solido e umile che lavora tutta la settimana per preparare le partite, quindi ho avuto risposte importanti da parte di tutti, anche chi sta giocando meno. Questo è un po' un segnale, perché il campionato è lungo, ci sarà spazio per tutti, ma già sapevo che potevo contare su giocatori importanti che ci possa permettere, ecco, di fare un campionato tranquillo e toglierci qualche soddisfazione. Ecco, le chiedo una cosa, da tecnico, quindi non del Pineto ma da tecnico in generale, questo Edoardo Vergani si spiega come fa a non giocare mai, come mai non ha mai giocato finora? Beh, sono sta a me, diciamo, da fare una dichiarazione. Sicuramente il mister Zeman è il numero uno, quindi valuterà lui se magari ha... No, ma non chiedevo perché non giocava, se un giocatore con queste qualità si dimostra. Sicuramente un giocatore importante per la categoria, oggi ha fatto una grande partita, ha fatto un gran gol, perché noi, anche se si è trovato, diciamo, all'ultimo 16 metri, ha trovato l'angolino, ha visto il portiere male piazzato perché stava rientrando all'indietro verso la porta, quindi poi ha lottato, ha fatto bene salire la squadra, sicuramente è un giocatore importante per la categoria. Una domanda da studio di Massimo Profeta e poi salutiamo il tecnico a Mauro. Massimo. No, intanto complimenti per il campionato a Mauro, non sono di pragmatica ma assolutamente sinceri. Curiosamente, se vogliamo, la curiosità è questa, no? Statisticamente questa è la prima sconfitta all'Adriatico che dovrete abbandonare, anzi che praticamente è l'ultima partita che avete fatto all'Adriatico, quella di stasera. Ultima partita fatta all'Adriatico, salutate lo stadio con una sconfitta. Massimo Profeta la saluta e le fa i complimenti. Anche io saluto Massimo, quindi usciamo dall'Adriatico con una sconfitta, però giocavamo in trasferta, quindi per noi il fattore campo si è fatto sentire quando abbiamo giocato in casa, quindi con enorme dispiacere lasciamo l'Adriatico, però ne veniamo fuori con un buon bottino. Mi risponda solo sì o no, si aspettava a novembre di essere solo a meno 3 dal Pescara in campionato? Ma direi di sì, no. Direi di no. Grazie e complimenti al tecnico, a Mauro.